avete accennato nel suo intervento alla Nouvelle Vague francese, che per tutti noi è stato il momento della, come dire, della rivoluzione, anche come spettatori, dei figli contro i padri. I vecchi registi, i vecchi autori, in qualche modo è cominciato in fondo un processo che poi ha portato, a mio parere, a una profonda trasformazione nel racconto cinematografico, non soltanto con i dialoghi pieni di contenuti, ma anche con le immagini. Fanny ha recitato in un film famosissimo, La signora dalla porta accanto, e poi in Finalmente Domenica, con uno di questi esponenti, un grande maestro del cinema francese, François Truffaut. E la sua storia cinematografica si è incrociata anche con la sua storia personale. Con Truffaut è stata la compagna di François in occasione di questi film, come forse incontro. Io ti volevo chiedere questo: la differenza che tu ti sei trovato a vivere nella, come attrice, nei film diretti da Truffaut e in quelli che hai interpretato successivamente, proprio con, cioè, la tua crescita professionale, che tu sei diventata di colpo famosissima, proprio, lo eri già attrice, eri già donna, ma la signora dalla porta accanto ha determinato una svolta anche nella tua carriera, credo, o no? Come l'hai vissuta quest'anno? Se ne vuoi parlare. Io non ho mai saputo parlare di che cosa è fatto un direttore. Non sono una teoriziana del cinema. Una teorica, vuol dire? Oui, che non so tirare delle teorie. Io sono, vado spesso al cinema, mi siedo nella sala oscura e ogni volta è una promessa di felicità, qualche volta compiuta, qualche volta no. Però non sono parte di nessuna famiglia. Dunque, per me, un regista, prima di tutto, prima del suo talento di regista, è il suo talento di essere appassionato alla cosa che lui fa, alla cosa che lui crede, alla cosa che lui vuole inventare, fare vivo. E dunque, come François Truffaut è stato il primo regista di cinema che mi ha fatto fiducia, perché io venivo del teatro e avevo fatto una grande cosa alla televisione e non avevo mai fatto cinema. E lui, come era un spirito libero, ha detto, perché a quella epoca gente di teatro rimane con il teatro, gente della televisione, cioè, molto così compartimentato. Invece lui ha detto, voglio questa ragazza. E la cosa che ho imparato è questo. Il fatto di stare su un set è un privilegio. È come non mancare un momento di questo grande privilegio. Anche doloroso, eh? Non è solo la gioia. Ma mi ricordo di questo. E dopo tutti i registi con quale ho lavorato, ho cercato di ritrovare questa passione di fare il cinema. E l'ho incontrato spesso, però quando subito incontravo un regista che facevo come se era un altro lavoro come un altro, no, e vedevo che non aveva la passione, era così moscio o senza desiderio di far cambiare le cose e di accendere un piccolo incendio. Allora, sì, per rispondere alla tua domanda, voilà, sono entrata nella strada reale di fare questo mestiere perché tu lo ami, tu lo ami, tu lo ami.